Ma credo che poi ovviamente darò la parola al vicepresidente Filippo Saltamartini, che questo è sicuramente un riconoscimento per l'impegno e le capacità profuse in quell'occasione, ma credo che sia in realtà un riconoscimento alla sanità, io mi permetto di dire fermana, ma sicuramente martigiana, che in quell'occasione, in quei drammatici momenti, ha avuto la possibilità di esprimersi con particolare attenzione anche al profilo umano e di attenzione alla sensibilità sociale. Ma è una sanità di grande levatura a livello nazionale e che in ogni occasione, anche non di fronte ai picchi pandemici, ha saputo dimostrare e saprà dimostrare il proprio valore. Nelle forze umanitarie sono state tantissime pandemie e non sarà certo l'ultima. Adesso stiamo attenzionando dei virus che dagli animali sono passati. E quindi noi dobbiamo essere pronti a prevedere e a prevenire queste nuove pandemie. E questo il sistema sanitario che noi purtroppo in questi ultimi anni abbiamo sempre meno risorse, dobbiamo investire su quella che è la sanità pubblica e la prevenzione, anche se la prevenzione non dà risultati immediati. I risultati che noi vediamo con le opere di prevenzione non sono immediati, però li possiamo vedere quando ci sono questi eventi emergenziali e quindi è importante rafforzare la rete. Io qui naturalmente emozionato, non lo nascondo perché è un premio, un riconoscimento inaspettato quello che è giunto alla sanità fermata. Il giornalista prima mi ha chiesto perché la sanità, proprio la sanità fermana. Riceve è un riconoscimento che va naturalmente esteso a tutti gli operatori dell'azienda sanitaria, all'ospedale, in primis con l'attività che ha svolto il reparto malattie infettive, la rianimazione. Basta ricordare che cosa è successo agli inizi, che cosa è successo agli inizi del 2020. L'ospedale che lavorava in maniera monotematica.